avevo dato la disponibilità per 200 milioni dell'FSC in ragione del fatto che il ponte comprende anche opere che si fanno in Calabria. Il ponte costa 5 miliardi e i 13 miliardi comprendono opere di completamento che riguardano la Calabria e la Sicilia. Ho chiesto a Salvini però che queste risorse fossero ampiamente recuperate nell'investimento che il governo nazionale deve fare sulle infrastrutture della mia regione. In particolare gli ho chiesto di finanziare il tratto dell'autostrada che Renzi inaugurò senza che fosse finito. A nulla serve il ponte se non si fanno le infrastrutture che servono a collegare il ponte al resto del paese. In Calabria abbiamo un'autostrada che ha dei tratti che vanno rifatti, abbiamo la necessità di finanziare, di aver finanziato la 106, per la 106 sono stati inseriti 3 miliardi, guardi, il ponte è importante se diventa un attrattore di altri investimenti, come è stato per l'autostrada. Quando si doveva fare l'autostrada molti dicevano questi sono matti, fanno le autostrade ma mancano le strade. Poi siccome è stata fatta l'autostrada furono fatte anche le strade. Io grazie al ponte, già ora che il ponte non c'è, sono riuscito ad avere dal governo 3 miliardi per la 106, spero di avere altri 2 miliardi per l'autostrada, per la 2, per il completamento della 2. Quindi Presidente, la rimodulazione fatta dal governo in manovra da parte sua non trova niente da eccepire? Ma leggo oggi che non trova niente da eccepire nemmeno da parte di Schifani, che conferma la prima sua previsione di 1 miliardo di FSC. Io avevo offerto molto di meno in ragione del fatto che la Calabria ha meno risorse FSC e che il ponte, che è sicuramente una infrastruttura importante per tutto il paese perché è un attrattore di altri investimenti ma è anche un attrattore turistico, è comunque molto importante, molto più importante per la Sicilia che per la Calabria. Io credo che il ponte, che è un'opera peraltro che Berlusconi pensò, sia una importantissima infrastruttura, spero che si faccia, costa 13 miliardi e le risorse di cui si sta discutendo, quelle di 200 milioni della Calabria, il miliardo della Sicilia, sono una minima parte rispetto all'impegno che il governo deve garantire per realizzare quest'opera. Quindi non sono uno scippo al sud, come dicono le opposizioni, questi soldi presi da questi fondi? Guardi, il sud ha bisogno, come dicevo, di un importante investimento infrastrutturale che mi pare che il governo stia mettendo in campo, perché l'altro giorno qui a Roma abbiamo presentato con Ferrovie dello Stato l'impegno di Ferrovie dello Stato per la Calabria per circa 13 miliardi di euro. Siamo riusciti a far bandire i tratti della 106. Il ponte è un'infrastruttura di tutto il paese e quindi deve essere finanziato con le risorse nazionali. È chiaro che è un'infrastruttura che riverbera un effetto maggiore in Sicilia e in Calabria. Non trovo niente di strano se la Calabria e la Sicilia in minima parte, per un decimo del finanziamento del ponte, contribuiscono, a condizione che però il governo queste risorse le faccia recuperare, come credo stia facendo, finanziando altre infrastrutture mai finanziate nel corso degli anni passati.